Episodi di vandalismo e di bullismo, il sindaco di Fano assicura non ci sono baby gang e nemmeno un'emergenza sicurezza, è un problema di carattere sociale ed educativo sul quale stiamo lavorando. A Pesaro cani liberi fuori dallo sgambatoio in diverse zone della città. Roberto, un residente pesarese, denuncia manca il buonsenso. Questo cane quando ha visto il mio ha cominciato a puntarlo e io pensavo che aggredisse e allora gli ho fatto notare che comunque c'è un obbligo. 20 musicisti e band si esibiranno sul palco allestito in piazza Luceoli a Cantiano il 16 settembre, la seconda edizione del concerto di beneficenza con il cuore nel fango. Stampa 3D, al via il nuovo corso della comunità montana del Catria e Nerone, un percorso formativo che lega teoria e pratica, iscrizioni aperte fino al 20 settembre. Biciclettate, incontri pubblici, passeggiate e letture green con la Memo Bike, presentata a Fano la settimana europea della mobilità sostenibile che coinvolge imprenditori, scuole e associazioni della città. Festival Marche Storie, a San Lorenzo in Campo, un fine settimana ricco di eventi tra spettacoli, mostre, musica, presentazioni di libri e aperitivi con prodotti locali. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano gli episodi di droga, vandalismo e bullismo che si sono verificati a Fano, per i quali ieri si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il sindaco Seri ha assicurato che non ci sono baby gang e si tratta di situazioni di particolare disagio familiare o sociale sulle quali si sta lavorando. Ieri su mia richiesta è stato convocato un comitato provinciale di sicurezza dedicato a Fano, dove abbiamo sviscerato e affrontato le varie questioni, però riportando alla realtà quello che è. Intanto non abbiamo qui un problema di emergenza sicurezza, le cose non vanno sottovalutate, vanno affrontate per quel che sono. Non abbiamo un problema di gang giovanile, ma abbiamo problemi di gruppi che hanno un disagio, che hanno una serie di problematiche. Va evidenziato che tutti gli episodi hanno avuto una soluzione, un'individuazione di responsabili e sono stati anche assicurati alla giustizia. E quindi nel comitato si è sviscerato gli aspetti, le problematiche, si è fatto un raffronto anche agli anni precedenti e quindi si è concluso questo incontro con la decisione di incrementare la presenza, i controlli e anche le misure di repressione nei momenti in cui occorrono, consapevoli anche che certi fenomeni non si risolvono con le misure di soppressione, è inutile che ci giriamo intorno, è un problema generalizzato che c'è in tutto il paese, proporzionato alle città, agli abitanti, quanto è inevitabile, e quindi all'atere di questo lavoro di presenza e di repressione e di controllo e di intervento, perché qui poi c'è anche il fenomeno dello spaccio di droga, eccetera, e c'è un lavoro di carattere sociale, di carattere educativo, lavorativo, e quindi noi abbiamo un tavolo che sta facendo un'analisi dei fenomeni, andando a capire anche le singole persone, perché abbiamo anche un quadro di tutte le persone, e a questo accompagneremo un lavoro di attività sociale, di attività sportiva, di formazione, di accompagnamento anche all'inserimento lavorativo. Insomma, è un progetto complessivo, che può essere anche un progetto pilota nella sua complessità, ma ci pensiamo di affrontarlo in termini seri e non con superficialità. È facile dire facciamo intervenire la polizia, quando deve esserci ci sarà, sarà incrementata la presenza, ma a questo faremo un lavoro serio anche di carattere sociale, di coinvolgimento dei vari portatori anche di interesse, come si usa dire. Grave incidente stradale questa mattina a Orciano di Terre Roveresche, dove in via Kennedy si sono scontrati un autobus con a bordo soltanto il conducente e un'autovettura che a causa dell'urto è rimasta ribaltata su un fianco. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per soccorrere le due persone all'interno della vettura, due coniugi sulla settantina rimasti entrambi feriti. Sul posto anche l'eliambulanza e la polizia locale per i rilievi di legge.
Come annunciato in conferenza stampa qualche giorno fa, questa mattina sono stati firmati i nuovi decreti in somma urgenza per 6 nuovi interventi sul fiume Nevola, fiume Cesano e torrente Burano tramite fondi messi a disposizione dal vice commissario Stefano Babini. È incessante, ha affermato l'assessore regionale Stefano Aguzzi, il lavoro che il Genio Civile Marche Nord e la Direzione della Protezione Civile Regionale sta svolgendo nel mettere in sicurezza tutti i corsi d'acqua che nell'alluvione di un anno fa erano compromessi. Con questi nuovi interventi andiamo a pulire gli argini dei fiumi e a togliere il legname che, in caso di incessanti piogge, può creare seri danni a valle, riprofilando le sponde compromesse. L'importo complessivo dei lavori è di 1,6 milioni di euro. Ed ora andiamo a Pesaro per ascoltare la segnalazione di un cittadino che lamenta la presenza di cani liberi in diverse zone della città. Sentiamo. Siamo al Parco Miralfiore e qui, ma anche in altre zone di Pesaro, persiste una problematica importante. Quale? Che non credo sia unica fra le altre cose al mondo, cani liberi fuori dagli sgambatoi. Quindi abbiamo dietro uno, no? E Pesaro ne ha diversi, a misura sicuramente di nostri amici a quattro zampe, eppure è facilissimo incontrarne di liberi tranquillamente, non pensando all'incolumità degli stessi cani, ma anche delle persone. Questa zona è particolarmente interessata da questo problema? Beh, questo è un parco, dove c'è un parco capita di incontrare cani liberi, perché ci sentiamo tutti un po', no? Ecco, negli educatori cinofili del nulla, perché poi non sappiamo mai come possono reagire i cani davanti ad una qualunque provocazione di un proprio simile. Un problema che interessa anche altre aree verdi di Pesaro. Io ho fatto un giro molto ampio della città e devo dire che ci sono sgambatoi di lusso o comunque cittadini che ritengono ci siano degli sgambatoi di lusso, come per esempio il fossato della Rocca Costanza o eventualmente il giardino intorno alla palla di pomodoro, senza raccogliere poi gli escrementi, è una cosa veramente vergognosa per la città. Recentemente ha avuto anche una discussione con un altro proprietario. Io sono stato aggredito verbalmente in un giro in città, in centro, ero proprio vicino a Rocca Costanza, c'era il padrone di un altro cane che lo teneva libero, questo cane quando ha visto il mio ha cominciato a puntarlo e io pensavo che aggredisse e allora gli ho fatto notare che comunque c'è un obbligo di condurre i cani al guinzaglio. Mi ha aggredito a male parole, ho risposto comunque a tono. Cani liberi, ma esiste anche una problematica legata alla raccolta degli escrementi? Sì, allora i secchi in giro per la città sono diminuiti naturalmente, spesso e molto volentieri gli escrementi vengono raccolti e quando vengono raccolti e lasciati dentro i sacchettini, quindi cioè, è praticamente un atto inutile, non mi sporco i piedi ma quel sacchettino deve essere poi smaltito dall'ambiente. Dunque servirebbe maggior controllo in queste zone? Buon senso perché Pesaro è una delle poche città in Italia e comunque ce ne sono soltanto due nella provincia che sono Pesaro e Pergola che hanno legiferato per il benessere dei nostri amici animali. Visto che siamo vicini a questo grande evento Pesaro Città della Cultura, anche la cultura della gestione degli animali non sarebbe male, sarebbe bene che il comune investisse anche in una campagna di sensibilizzazione importante anche sulla conduzione degli animali. E Fano Ribella sollecita la giunta regionale a rispettare gli impegni presi nel 2021 e procedere in tempi brevi alla realizzazione del progetto Cure Palliative. L'hospice pediatrico, si legge in una nota, è una struttura che interviene nei confronti dei bambini colpiti da malattie inguaribili. Una condizione, la loro, che solo i genitori possono comprendere. Dolore e strazio insopportabili, specialmente se lasciati soli. La città di Fano è stata individuata quale sede dell'hospice grazie all'associazione Maruzza, rappresentata da Elmo Santini, che si è battuta per tanti anni per raggiungere il risultato. La sofferenza, i bambini ed i genitori non possono più aspettare. Ed ora apriamo la pagina dedicata agli eventi. A Cantiano, il 16 di settembre, in programma la seconda edizione del concerto di beneficenza Con il cuore nel fango. 20 musicisti si esibiranno sul palco allestito nel paese in piazza Luceoli. Dopo il successo dello scorso anno torna la seconda edizione del concerto maratona di beneficenza Con il cuore nel fango, l'evento musicale dedicato alle comunità colpite dall'alluvione del 15 settembre 2022.
Più di 20 musicisti e band si esibiranno sabato 16 settembre a partire dalle ore 15 sul palco allestito in piazza Luceoli nel comune di Cantiano, luogo simbolo dell'alluvione. Ci fa piacere, ecco, rilanciare questo momento di iniezione di fiducia rispetto alla comunità, questa maratona musicale, riportando a Cantiano quello che era stato fatto nell'ottobre dell'anno scorso proprio a Fano, in cui il comune stesso assieme alla Caritas promosse questa iniziativa di solidarietà, di questa raccolta fondi che ora vogliamo appunto riportare simbolicamente dal luogo in cui era partito, in quella piazza, Piazza Luceoli, che ormai rimane come l'emblema, la fotografia di questa alluvione della regione Marche, e quindi come momento appunto di vicinanza e anche di iniezione di fiducia e riconoscenza rispetto a quanti finora ci hanno creduto, e anche come ringraziamento a tutta quella rete di solidarietà che ci ha sorpreso e ci ha commosso. La maratona musicale vedrà anche testimonianze dirette di chi ha vissuto quegli istanti e un momento di condivisione con gli intervenuti. L'ingresso è libero e senza obbligo di prenotazione biglietto. E un anno fa si fece questa bellissima iniziativa che aveva tanti significati. Intanto la cultura che si mette a disposizione della solidarietà era un modo che le comunità di tutto il territorio, non soltanto quelle direttamente coinvolte, si ritrovavano insieme per far sentire la vicinanza, l'affetto, perché nei momenti difficili, oltre alle azioni materiali, contano anche questi aspetti. Fu un evento straordinario di grande partecipazione, ma anche di concreta raccolta fondi per andare incontro a quelle che erano le esigenze del momento. A distanza di un anno si ripete questo appuntamento, e la cosa che mi piace, mentre un anno fa lo facemmo a Fano, fuori dal luogo, dai luoghi coinvolti, quest'anno torniamo, è in qualche modo un ponte, un modo per tenere uniti questi territori, per farli sentire un tutt'uno e non distaccati, ed è anche un modo per ricordare la sofferenza che c'è stata attraverso la musica, i giovani, quindi è un momento di festa ma anche di attenzione e di riflessione su tanti temi, a cominciare anche dai cambiamenti climatici, perché si accadono determinate cose, perché ovviamente ci sono anche queste problematiche. Quindi vi aspettiamo tutti in piazza Luceoli. Ed ora parliamo di stampa 3D. Nei giorni scorsi è stato presentato un nuovo corso di formazione della comunità montana Catria e Nerone. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio curato da Marco Lonigo. Presentato il nuovo corso di formazione Digital Fabrication, elementi di modellazione solida e stampa 3D, organizzato dall'Unione Montana del Catria e Nerone. Si tratta di un percorso all'avanguardia che coinvolgerà tutte le Alte Marche e i territori limitrofi su temi innovativi. L'iniziativa è preziosa e rappresenta un'occasione di crescita personale e professionale. Poter spaziare, dare un semplice suggerimento, un segnale, un messaggio al mondo della produzione, e quindi poter introdurre, perché si tratta di un'attività formativa a livello introduttivo, a livello di ingresso iniziale, rispetto a questo mondo che non è neanche nuovissimo in termini di ultimi anni, ma che sta dimostrando di avere sempre più capacità di spaziare, di evolversi, di applicarsi a tanti settori. Diamolo a chi è rivolto questo corso? Allora, il corso, in realtà, essendo ad un livello introduttivo, ha una platea di destinatari molto ampia. Direi che alle imprese artigianali, industriali, produttive del nostro territorio, quindi ai diversi livelli tecnici che sono all'interno delle nostre realtà, è rivolto ai giovanissimi che magari hanno già avuto il diploma, hanno conseguito il diploma e si vogliono introdurre in questo mondo, è rivolto ai semplici curiosi che potrebbero trovare un settore in cui spaziare da approfondire, perché è indubbio che vi sono possibilità di impiego assolutamente smisurate in termini di ampiezza e di diversificazione. Il corso avrà un numero chiuso di 20-25 partecipanti per una durata di circa 50 ore. Una parte teorica si svolgerà nel comune di Cagli e una parte pratica con esercitazioni su stampanti 3D nel comune di Apecchio.
Le iscrizioni al percorso formativo termineranno mercoledì 20 settembre. Per partecipare è necessario collegarsi sul link dedicato nel sito dell'Unione Catria e Nerone. La stampa 3D è un divertimento nella sua accezione più ludica, perché vi posso assicurare che è molto divertente. Io, nonostante l'età, che non è più quella del gioco, però ogni tanto mi diverto anch'io ancora. E poi è molto seria. È tanto seria che il settore aerospaziale conta sulla sinterizzazione laser selettiva per stampare leghe metalliche per componenti critici come le pale di turbine e come altri sistemi in rotazione che hanno necessità di caratteristiche costruttive molto molto raffinate, molto spinte. Quindi non è una cosa così soltanto per l'aspetto ludico. E anche quest'anno il Comune di Fano partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Oggi è stato illustrato il programma di iniziative previste dal 16 al 23 di settembre. Al centro di questa nuova edizione abbiamo anche il risparmio energetico, che appunto è conseguente alla crisi energetica che è arrivata dopo la guerra in Ucraina, in Russia, e quindi ha aumentato il costo delle materie prime e inevitabilmente impattato sul nostro ambiente. Oggi con questa settimana, con questo programma ampio che vede il coinvolgimento di imprenditori, associazioni, in realtà anche culturali della città, e quindi alla quale aderiscono in tanti, e anche il mondo scolastico. Ecco che il coinvolgimento di tutte queste enti ci ha aiutato a fare un programma molto importante che si declina su ogni giorno con tantissime iniziative che appunto vanno nella sensibilizzazione di quello che è l'utilizzo di una mobilità dolce. Dolce significa poi far bene a se stessi, mettere sempre al centro la persona in un benessere proprio ma anche della società e dell'ambiente che viviamo. Più mobilità collettiva, più mobilità dolce, meno automobili. Ma sì, questo è un po' lo slogan che ci piace associare a questa giornata di Techfem per la mobilità sostenibile, perché vogliamo lanciare dei messaggi e con questo anche un progetto concreto con la città e con altri partner, altre aziende della zona industriale di Bellocchi, per puntare a favorire sempre più l'utilizzo di mezzi pubblici e l'utilizzo soprattutto della bicicletta per recarsi al lavoro e quindi ridurre il numero di automobili. Chiaramente l'automobile siamo consapevoli che non sarà ineliminabile, e aggiungiamo a questo anche un ulteriore sottotitolo, ovvero le automobili che ci saranno però dovranno essere appunto green, sostenibili, e dato che noi siamo società di ingegneria innovativa impegnata nella transizione ecologica, allora abbiamo rilanciato anche con l'idrogeno, quindi avremo qui ospiti come Toyota con l'auto a idrogeno, con la quale parleremo nella giornata di talk proprio di queste tematiche anche di transizione energetica. Il nostro talk e poi anche l'allestimento del Techfem Village in piazza 20 settembre ci sarà il giovedì 21 settembre, quindi la prossima settimana. Sono invitati alla ex chiesa del Gonfalone in centro tutti gli interessati ad assistere appunto alle testimonianze degli esperti, e poi nel pomeriggio in piazza 20 settembre ad ammirare la Toyota Mirai e a partecipare alle iniziative che metteremo in campo insieme ai partner. Parliamo del progetto dedicato ai bambini e alle scuole superiori. È importante anche l'educazione a abitudini sostenibili. Faremo una prima indagine, un questionario dove ci diranno come si spostano adesso, e insieme a loro faremo delle proposte anche di cambiamento ulteriore, quindi è tutto un discorso in divenire molto interessante e molto bello, insomma. Un'ultima cosa anche rispetto alle aziende che hanno cominciato a muoversi, è importantissimo perché per esempio la zona industriale di Fano è un altro polo attrattore di traffico molto sostanziale, così come le scuole. Voi pensate la mattina alle 8 che cosa succede? Succede attorno alle scuole, attorno alle fabbriche, attorno alle zone di lavoro, e quindi si sta muovendo tutto nella direzione giusta e sono molto contenta di questo. Continuiamo così. E da domani fino a domenica il Borgo di San Lorenzo in Campo ospiterà spettacoli, mostre, musica, presentazioni di libri e passeggiate nell'ambito di Marche Storie. Sentiamo allora i dettagli nell'intervista realizzata al sindaco. Anche quest'anno il Comune di San Lorenzo in Campo partecipa al Festival Marche Storie con un progetto che unisce davvero tante iniziative. Da chi sono state organizzate e che cosa prevede il programma?
15, 16 e 17 di settembre, quindi venerdì, sabato e domenica, questo weekend, a San Lorenzo in Campo, collettivo collegamenti insieme al Comune di San Lorenzo in Campo, l'Assessorato alla Cultura e diverse altre associazioni, fra cui anche la Compagnia Dialettale, l'Aquilone di San Lorenzo e il Coro Jubilate e diversi altri soggetti. Organizzeremo insieme alla Proloco e alla ProArt di Piaggio una serie di iniziative che riguardano tanti personaggi storici di San Lorenzo in Campo e sarà un viaggio nell'anima, la riscoperta della nostra cultura e delle nostre tradizioni e di alcuni personaggi storici che ci stanno particolarmente a cuore, a partire dal tenore Mario Tiberini, dal marchese Ippolito Della Rovere, le lavandaie storiche con i nostri lavatoi storici del centro e altri personaggi religiosi che ci condurranno nella magnifica e maestosa Abbazia Benedettina che ha 1000 anni di storia. Non solo l'evento principale, ma tanti altri eventi collaterali, come la presentazione dell'ultimo libro della professoressa Guerra, l'estemporanea d'arte che si terrà domenica per tutta la giornata con la ProArte di Piagge, alcune performance artistiche, spettacoli, musica e degustazioni enogastronomiche delle nostre eccellenze locali animeranno il nostro centro storico. L'invito è di venire a San Lorenzo in Campo anche perché ai turisti, ma anche ai nostri concittadini, potremo mostrare due cose che difficilmente si vedono ed erano nascoste, potremmo dire, a San Lorenzo da decine di anni, ovvero all'interno di Palazzo della Rovere la stanza dei francobolli e il museo etnografico africano. Non voglio dire di più perché l'invito è a venire a San Lorenzo e a visitare queste due chicche che abbiamo, queste due peculiarità straordinarie, e potrete veramente immergervi nell'atmosfera di un tempo e di quella che è la nostra storia più recondita e più anche nascosta, che dobbiamo mostrare a tutti coloro che vengono, ma come ho detto prima, anche a coloro che risiedono nel nostro comune. L'ingresso a queste iniziative è libero? Assolutamente sì, è tutto assolutamente libero e gratuito. La tartaruga Laura è tornata in libertà dopo le cure nella caletta di Baia Flaminia a Pesaro. La caretta di 4 anni di età e 4 kg di peso ha preso il mare stamattina, sostenuta dall'emozione e dall'entusiasmo degli uomini e delle donne della Fondazione Cetacea, del quartiere 6 Parco San Bartolo e dei piccoli alunni della Mascarucci. Laura era stata trovata spiaggiata nelle coste di Misano Adriatico nel marzo 2022 in stato di ipotermia e con problemi neurologici. La Fondazione Cetacea l'ha accolta e curata nel suo centro di Riccione prima di portarla per l'ultimo step a Baia Flaminia, dove ha trascorso l'ultimo mese prima di dimostrare quei segnali di recupero che oggi ne hanno consentito il rilascio. A scortare la barca della Lega Navale Italiana di Pesaro, su cui ha viaggiato Laura, l'imbarcazione della Capitaneria di Porto. Occhio alla notizia termina qui, vi lascio alle previsioni del tempo e alle nostre programmazioni. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.